Eccoci qua, Tim Eidalin Russolo, dopo un lungo periodo di latitanza siamo tornati. Ci stiamo dirigendo verso il rifugio Pedrotti, dove dormiremo questa notte. E domani, l'obiettivo di domani è la Via delle Guide sul Crozzone di Brenta. Via storica aperta nel 1935 da Bruno de Tassis e Enrico Giordani, che ci porterà prima in cima al Crozzon, poi in cima alla Cimatosa e per ultimo alla macchina, dove speriamo di arrivarci prima del buio. Andata. Dai, che un tiro l'abbiamo fatto. Ne mancano solo più, forse 17. Esatto. Top. No, amore. Questa è la sosta numero 1. Beh, sai cosa? Visto che non abbiamo portato magnesite, e qua qualcuno ieri mi sa che ne ha persa un po'. No. Olè. Come va? È ora di togliere la felpetta. Adesso si sta bene. Sì. Vieni, vieni, su comodo terrazzino. E vai. Thank you.
Vai tranqui. Lì poi ti aspettano un paio di incasti di mano notevoli. Notevoli? No, ma facili, eh. Divertente. Bravo. Questo è duro, eh? Sì, era più impegnativo degli altri, però molto sì. Molto bello. Sì. Bravo, amore. Ale, siamo in cima al tiro numero 6. 6. 10 to go. Più o meno. Ale. Madonna, che lungo. Erano 60 metri alla fine. Anche meno 5 metri di corda. Adesso abbiamo un tiro che Orme Verticali descrive come tiro difficile. Che è il numero? 8. Bravo amore. Era impegnativo questo qua, eh. Come l'hai trovato sotto? Ah, era appesa. Eri appesa? Sì. Ma dove? Ma sotto al tetto. Ah. Lì ho fatto pratica. Brava. Super. Ecco un po' di expo si sente. Mm. Eh? Sì. Com'è? Era da scalare questo, eh? Porca droga. Non ti regalava niente. Bravo, potente. Allora qua abbiamo chiodo, cressidrina e cressidra. La russola. E la russola. Sì. Ah, sta comoda. Sta comoda su Friend. Ah. E lì ho trovato solo un chiodo. Ah. E quindi l'ho fatta qui così su Friend. Ah. Mm. Ti piacciono le sosta Friend? Meglio. Vabbè, rocce bomba, i Friend sono bomba. Va bene. Meglio due Friend bomba che un chiodo smarzo. Questo dovrebbe essere l'ultimo quinto della via. Dice sopra una lama scaglia leggermente a destra per una placca, due chiodi, da una cornice chiodo si traversa a destra, cressida a rocce più articolate. 40 metri. Ok. Ale. Ale, andiamo a prenderci questo tredicesimo tiro. Ale. Oh yeah. Dai che ci siamo. Sono le belle ronchette. Anche questo qui era un bel tiro, eh? Madonna. Molto bello. Roccia spaziale. Sì. Eh? Roccia bomba. Allora, sosta del tredicesimo tiro. Sì, sosta del tredicesimo.
Siamo partiti da esattamente 6 ore e 20. 6 ore e 20 che siamo su questa paretona. Sì. Secondo me stiamo andando molto bene. Anche secondo me è un review. 15, 16, forse c'è 7. 15, 16. 3-4 tiri. Beh, i quinti sono finiti, adesso abbiamo solo più quarti e terzi. Esatto. Yeah. Era solo un quarto, ma... Bravo amore! Grazie amore mio! Madonna, il viaggio! Anche questo ultimo tratto qua non era corto. No. Cioè, praticamente di corto non c'è stato niente qua. No. Ragazzi, eccoci qua. In cima al Crozzon di Brenta, dopo circa 8 ore dalla partenza della via. Che dire di questa via? Bellissima. Fenomenale, veramente bella. Roccia stupenda. E siamo stati anche abbastanza bravi perché alla fine abbiamo fatto tutto giusto. Mm-mm. Abbiamo seguito la relazione di orme verticali e non abbiamo sbagliato quasi niente, quindi bravi loro e anche un po' bravi noi. Bravo amore. C'è qualcosa che vuoi aggiungere? Tu posso aggiungere, per fortuna che c'hai Dall'In the Machine a portarmi sempre in cima. Allora ragazzi, noi vi salutiamo perché abbiamo ancora tante ore davanti a noi, perché più o meno ci andranno altre 2 ore arrivare alla Tosa, 1 ora e mezza abbondante fino al Pedrotti e un'altra 1 ora e mezza fino al Cross dell'Altissimo, dove speriamo Tizi ci venga a prendere. Ragazzi, dal Crozzon di Brenta è tutto. Team Russolo e Dall'In vi salutano e vi danno appuntamento come al solito alla prossima puntata. Ciao. Vuoi più vedere sassi e pietraglia e sgrebani un po'. Am I the only one? Is it just a trillona? Vieni, stia che ti faccio un paio. Sì, sì, sì. Oh, zio! Puttana. Viaggio lunga, la storia.